YouTube, eccoci tornati ragazzi con una nuova guida. Oggi abbiamo il nostro Ezreal Noxus, un mazzo molto performante nelle ultime settimane che ha guadagnato il posto di Tier 1, quindi non avevo ancora fatto una guida su questo mazzo, ho deciso di farla proprio adesso con la nuova patch che comunque non ha cambiato le carte in tavola, in quanto il mazzo è ancora molto performante. Allora, partiamo con la spiegazione delle carte e poi passeremo al mulligan. Che carte giochiamo in questo mazzo? Prima di tutto abbiamo il Thermogenic Beam, una carta che viene giocata il più delle volte in mazzi control, come questo qui, e ci aiuterà ad evolvere Ezreal. Il piano di questo mazzo è quello proprio di evolvere Ezreal rimuovendo i pezzi avversari durante il corso della partita per poi chiudere il nostro avversario appunto con l'effetto che avrà Ezreal da girato, quindi un effetto molto forte che ci permetterà di fare tantissimi danni quando lo caleremo, quindi tra un turno e l'altro. Partiamo subito, quindi Thermogenic Beam, come ho detto prima, una carta molto forte e versatile, chiaramente ci aiuta in tutta la partita, molto forte in tutte le fasi della partita, come ho detto già in tanti altri video, ovviamente tre copie perché è uno dei removal più efficienti che abbiamo. Andando avanti abbiamo Blaze Edge, questa carta si gioca principalmente perché aiuta appunto l'evoluzione di Ezreal e per danneggiare i pezzi avversari o uccidere unità piccole, quindi molto forte contro i mazzi ragni, per danneggiare unità piccole in quanto giochiamo la Noxian Guillotine che spiegherò dopo. Jury Rig, questa carta si gioca semplicemente per essere scartata di Rummage e per champ bloccare qualche pezzo. Che vuol dire champ bloccare, per chi non lo sapesse, è sacrificare un pezzo solamente per non prendere i danni diretti. Quindi andiamo avanti, abbiamo Rummage, come ho detto prima, molto forte per pescare. Abbiamo in questo mazzo molte carte che generano value, quindi carte gratuite, che ci permetteranno di scartarle appunto per pescare con il Rummage gratuitamente. Quindi avremo Draven e il Champ Wamp come carte principali. House Spider si gioca semplicemente per bloccare i pezzi avversari, quindi un'unità molto forte in quanto calerà 1-1 quando lo giocheremo a turno 2 e ci aiuterà a reggere di più l'early game, che è il momento in cui siamo più vulnerabili. Andando avanti abbiamo il Mystic Shot, ovviamente un removal necessario che ci permetterà anche di sparare danni al Nexus avversario, molto forte e versatile, quindi si potrà usare sia come removal che come danno diretto sul Nexus avversario. Arachnoid Sentry la giochiamo come ho detto prima, appunto perché per Ezreal ci servono carte che targettino i pezzi avversari e appunto ci farà guadagnare tempo in quanto stannando un'unità nemica essa non potrà attaccare in quel turno. Inoltre caleremo anche un pezzo in board che non è male insomma per bloccare. Andando avanti abbiamo il Cunning Strike, molto forte in questo meta in quanto uccide molte unità fastidiose quali Heimerdinger, un Ezreal quindi un Mirror Match, Elise, molti pezzi e champion che ci danno fastidio, quindi ne giochiamo due copie, non tre perché sono troppo pesanti e ci aiuterà anche questa carta appunto a livellare Ezreal. Passando avanti abbiamo il primo champion di questo mazzo, quindi Draven. Per quale motivo giochiamo Draven? Solitamente questo champion si è visto in mazzi aggro mentre qua si gioca in un mazzo control, per l'unico fatto che ci creerà delle asce gratuite che andremo appunto a scartare con Rummage, quindi semplicemente per il value che va a creare. Non voglio soffermarmi troppo su questa carta, la motivazione principale è quella che ho appena detto. A volte riuscirà anche a rubare dei danni, che non è male, avendo comunque delle statistiche molto forti, quindi essendo un pezzo tempo molto efficace. Andiamo avanti, abbiamo Ezreal, appunto il jolly è il nostro mazzo, il nostro asso nella manica. Ezreal sarà la nostra win condition, in quanto tutto il mazzo si incentra appunto in livellare Ezreal, quindi molto importante considerare sempre che i nostri Ezreal sono delle risorse preziose, non possiamo buttarle nel corso della partita. Io consiglio di tenerlo in mano per tutta la partita finché non l'avremmo voluto, appunto per giocarlo per finire l'avversario. Get Excited, ne giochiamo due copie, stesso discorso di Mystic Shot, viene utilizzato sia come removal che come danno diretto. Giochiamo solamente due copie in quanto non ci sono molte carte che vogliamo scartare in questo mazzo, a differenza di altri mazzi come i discard. Comunque molto versatile e forte come sempre, necessaria in un mazzo del genere. La Noxian Guillotine, come avevo detto prima, serve appunto per togliere le unità avversarie. Abbiamo molte carte che fanno qualche danno sparso nelle unità avversarie, appunto come il Blaze Edge, il Mystic Shot, come dirò dopo lo Static Shock. Quindi avremo molti modi per danneggiare le unità nemiche e questa carta ci permetterà di distruggere più di un'unità a turno, quindi sarà molto versatile nei turni più avanzati. Inoltre, ogni volta che la giocheremo conterà come una stack di Ezreal, quindi magari in un turno la giocheremo due o tre volte e guadagneremo quel numero di stack. Andando avanti abbiamo il Champ Wamp, stesso discorso di Draven, lo giochiamo solamente per creare value, quindi per creare due funghi che andremo a scartare di Rummage, un body interessante che ci permetterà di bloccare o magari pushare qualche danno. Static Shock, come ho detto prima, molto importante, va a fare dei danni appunto a delle unità così da fare la Noxian Guillotine, oppure potrà distruggere dei pezzi piccoli come dei ragnetti.
Pescherà inoltre e conterà come due target per Ezreal. Ultima carta abbiamo Progress Day molto forte, nei mazzi di Piltover, un mazzo come questo, appunto Control, ci permetterà di pescare tre carte, quindi un value pazzesco. In più avevo molti turni in cui potremo usare questa carta, in quanto solitamente ci terremo del mana in riserva, quindi si potrà giocare anche magari di turno 5 o turno 6. Partiamo col Mulligan. Il Mulligan è molto semplice di questo mazzo, come al solito contro gli aggro ragazzi dovete tenere tutti i removal economici. A differenza di tanti altri mazzi, in questo mazzo potete tenere l'House Spider, che è appunto pensato proprio contro i mazzi aggro, quindi terrete il Thermogenic Beam, Blade's Edge, l'House Spider, il Mystic Shot, tutte queste carte che saranno forti contro aggro. Io tendo a tenere quasi sempre Draven, quindi in qualsiasi matchup io vi consiglio di tenere Draven, in quanto è molto forte se giocate di turno 3. Ezreal non dovete tenerlo, non è necessario. E appunto i removal in base al matchup che avrete, quindi se dovrete togliere un Elise, e se dovrete togliere comunque un'unità in early game, quindi vi servirà un Get Excited, un Culling Strike, un Thermogenic Beam, quindi tenete sempre i removal, ovviamente quelli più economici sono i più forti, e chiaramente teneteli in chiave del mazzo che avete a contro, quindi se avete un'unità che volete togliere subito, come appunto Elise, tendete a tenere dei removal efficienti per lei. Quindi contro aggro tenete chiaramente tutti i removal e House Spider. Contro i mazzi midrange io vi consiglio ovviamente Thermogenic Beam che viene tenuto sempre. Potete anche non tenere House Spider anche se a me piace come Jolly. Quindi preferisco giocarlo a turno 2 che pescarlo in late game e insomma non averlo come una carta efficiente. Draven sempre si tiene sempre. Static Shock non tenetelo contro midrange, io tendo a tenerlo solamente contro i mazzi aggro, ma solo quelli con gli spider, perché appunto hanno molte unità con uno di difesa, quindi è molto efficace. Ultimo Mulligan, abbiamo quello contro Control, questo mazzo è molto particolare in quanto gioca praticamente solo removal, quindi in realtà il Mulligan è molto simile tra i vari matchup. Io vi consiglio sempre di tenere il Draven e la Spider come Jolly. I removal in base appunto al matchup che avete contro, quindi ad esempio contro un control Blade's Edge non sarà molto forte, Mystic Shot non sarà molto forte, magari preferirete un Arachnoid Sentry. Culling Strike non è molto forte contro control, a meno che non sia un control che gioca appunto un champion con 3 o meno di attacco, quindi Thresh, Heimerdinger, un altro Ezreal. Quindi valutate sempre il mazzo avversario. Chiaramente contro control non tenete i removal economici in quanto saranno inefficienti, visto che la maggior parte dei control non giocheranno unità nei primi turni, quindi tenderete a non avere la possibilità di utilizzare appunto questi removal. Tendete a creare più value contro i control, quindi magari a fare un vantaggio carte in early game con Draven, con il Chump Wump, quindi crearvi queste carte gratuite in mano per poi pescare con Ramage, avere un vantaggio carte nel momento in cui arriveranno appunto delle unità più grosse che richiederanno più di un removal per essere tolte. Quindi tenete sempre bene a mente che ogni removal è fondamentale in questo mazzo e deve essere utilizzato con criterio. Questo era il Mulligan, grazie ancora ragazzi per supportarmi e spero vi sia piaciuto il video. Dateci consigli ovviamente nei commenti per feedback, mettete like, iscrivetevi se non l'avete fatto e seguitemi su Twitch. Quindi ci vediamo alla prossima con video di gameplay appunto del mazzo Ezreal. Ciao ragazzi!